Dopo qualche ora di viaggio da Roma siamo finalmente arrivati a Venezia. Non vedo l'ora di scoprire la città. Ci sono stata quando ero piccolina, è una destinazione imperdibile per chi ama viaggiare come me. Alla stazione ad aspettarmi ho trovato l'hostess di Destination Venice, una compagnia che si occupa di servizi personalizzati e trasferimenti privati. Con un comodo motoscafo sono partita direzione hotel. Qui a Venezia, infatti, ci si muove sull'acqua, con i motoscafi, i water taxi e i vaporetti. Piazzale Roma è il luogo di Venezia collegato alla terraferma. Qui c'è il capolinea degli autobus, ci sono i parcheggi per le auto per chi viene da fuori e da qui in poi si può andare solamente a piedi, usare i vaporetti del trasporto pubblico, i water taxi, perché all'interno della città non sono ammesse né auto, né moto, nemmeno le biciclette. Piazzale Roma dispone di una propria fermata di vaporetto. Con le imbarcazioni delle varie linee del trasporto pubblico si possono raggiungere i principali punti di interesse e anche alcune isole vicine come Murano e il Lido. Se avete un hotel a Venezia potete arrivare in centro sia dall'aeroporto che dalla stazione dei treni con i taxi barca, il trasferimento privato oppure con il trasporto pubblico. Il mio consiglio però è quello di portare bagagli leggeri e scarpe comode perché in città si cammina tantissimo. Per girare Venezia abbiamo deciso di approfittare del City Pass Venezia Unica. Con un'unica tessera abbiamo l'opportunità di usare il trasporto pubblico, di avere le entrate nei musei, agli eventi culturali e anche molto altro. Abbiamo i voucher, li andiamo a cambiare. Questa tessera consente di programmare tutto ciò che volete fare in città. Potete includere i biglietti per i musei, il trasporto pubblico, la connessione Wi-Fi, l'uso dei bagni pubblici e l'accesso ai parcheggi, tutto in un'unica carta. Potete comprare la tessera sul sito web di Venezia Unica e ritirarla in qualsiasi punto di informazione turistica. Se arrivate in treno, potete acquistarla direttamente anche nella stazione di Santa Lucia. A Venezia non ci sono gli autobus, ma i vaporetti e al posto delle fermate ci sono gli imbarcaderi. I biglietti a tempo sono la soluzione più economica per usare i mezzi pubblici. Il biglietto di un giorno costa 20 euro, due giorni 30 euro. Noi abbiamo l'abbonamento incluso nella nostra card Venezia Unica. Piazza San Marco è il cuore pulsante della città. Qui, ai tempi della Serenissima, si svolgevano tornei, fiere, processioni. Adesso è un posto ricco di bar e ristoranti abbastanza cari dove potersi sedere e guardare i turisti che vengono da tutto il mondo per visitare questa bellissima città. Piazza San Marco è l'unico spazio ampio di Venezia che ha il privilegio di poter essere chiamato piazza, mentre tutte le altre zone con questa caratteristica vengono chiamate campi. Le strade vengono chiamate calli e le fondamenta sono le rive che costeggiano i canali. Proprio su questa piazza sorge la Basilica di San Marco, che è meravigliosa sia all'esterno che incredibile all'interno, un mix di romanico e gotico insieme al bizantino. La basilica contiene le spoglie dell'Evangelista San Marco, che è il patrono di Venezia. Sempre a Piazza San Marco si può ammirare la Torre dell'Orologio, una delle più originali costruzioni dell'architettura veneziana. Nel 1499, quando è stata inaugurata, era uno dei tre orologi con movimenti meccanici esistenti al mondo. A pochi passi da Piazza San Marco andiamo a visitare Palazzo Ducale, che ai tempi della Repubblica Veneziana era la sede del governo e anche abitazione del Doge, il capo dello Stato. Palazzo Ducale oggi fa parte del circuito Fondazione Musei Civici di Venezia e rappresenta uno dei monumenti da vedere qui in città.
un capolavoro dell'arte gotica che è andato più volte distrutto e ritornato sempre al suo splendore. Ospita opere di Tiziano Veronese e Tintoretto. Al suo interno si possono visitare le sale istituzionali, l'appartamento ducale, le logge, l'armeria e anche le prigioni. A Venezia ci sono oltre 300 ponti che collegano le varie sponde dei canali. Il più famoso probabilmente è il Ponte dei Sospiri che vedete dietro di me. Ma i sospiri non hanno niente a che fare con l'amore perché erano quelli dei condannati che venivano portati in prigione direttamente da Palazzo Ducale. Altro ponte famosissimo è quello di Rialto. È un tipico esempio di architettura veneziana. Ai lati ha una serie di negozi e è il ponte sul Canal Grande più importante. Il più recente ponte di Venezia è il Ponte della Costituzione, ideato e costruito dall'architetto spagnolo Calatrava, commissionato nel 97 e aperto al pubblico solo nel 2008. Collega la stazione ferroviaria al lato nord del Canal Grande. Il principale canale di Venezia e forse anche il più fotografato è il Canal Grande, che attraversa la città per ben 4 km, dividendo in due parti il centro storico. Io vi consiglio di attraversarlo con il vaporetto pubblico, perché è uno dei modi migliori per vedere meravigliosi palazzi e ponti cittadini. Si passa anche sotto il ponte di Rialto, quindi tenete pronti i telefonini e le fotocamere. Venezia ha un patrimonio storico e culturale invidiabile. Sono numerosi infatti i musei, le sedi e le collezioni visitabili. Seguendo il Canal Grande, verso sud, è facile raggiungere le Gallerie dell'Accademia, un museo statale che riassume il meglio della pittura rinascimentale veneziana. Il patrimonio artistico dei musei civici di Venezia è immenso. 11 sedi, 5 biblioteche, 200.000 opere d'arte e 200.000 libri sono visitati ogni anno da circa 2 milioni di persone. Per gli amanti dell'arte moderna, invece, qui a Venezia c'è la più importante e straordinaria collezione personale della statunitense Peggy Guggenheim. Sono esposte opere di artisti famosi come Picasso e Mondrian. Quando vi trovate nei pressi di Rialto potete approfittare di vedere Venezia dall'alto visitando la terrazza panoramica del centro commerciale Fondaco dei Tedeschi. La visita è gratuita, però dovete prenotarla in anticipo o su internet oppure sui tablet presenti nel centro commerciale. I gioielli segreti di Venezia alla Scala Contarini-Bovolo. È un esempio di architettura in transizione dal gotico al rinascimentale. È veramente bellissimo perché si arriva attraverso una calle, un vicolo molto molto stretto e poi si apre su questa magnifica immagine. È veramente bellissima, andiamo a visitarla. Per assaporare la vera atmosfera veneziana siamo venuti al mercato di Rialto, che è un punto fermo per l'enogastronomia locale e uno dei mercati più antichi di Venezia. Passeggiando per le strade di Venezia, sono stata attirata da un locale molto particolare, una torrefazione artigianale di caffè. Infatti è proprio qui a Venezia che i mercanti portarono i primi sacchi contenenti i chicchi della bevanda più amata al mondo. Potevo io non prendermi un caffè? Come avviene la tostatura? Allora, la tostatura chiaramente partiamo da un chicco verde, viene pesato, se è una miscela cioè ci sono delle percentuali, se invece un monorigine, quindi un caffè non miscelato, viene preso dal sacco, introdotto in questa che si chiama tramoggia, dove staziona fin tanto che la macchina non raggiunge la temperatura corretta di esercizio, viene aperto il portello, viene fatto scendere il caffè nella camera di tostatura e rimane fin tanto che non è tostato correttamente.
Tu fai parte della torrefazione più antica di Venezia, la torrefazione Carnareggio. Che cosa rappresenta questa torrefazione appunto per Venezia, per i veneziani e anche per i tanti turisti che vengono? Beh, diciamo che appunto risalendo agli anni 30, parliamo della storia di Venezia. Venezia poi con il caffè è strettamente connessa dai suoi luoghi d'origine, avendo fatto anche molti commerci con l'Oriente, da dove arriva poi il caffè. Diciamo che sono cose strettamente connesse e ormai questa è un'istituzione per i pochi veneziani ormai rimanenti e per i tanti turisti che affollano la città oramai sempre di più. E vediamo anche che il caffè comunque viene apprezzato a tutte le latitudini. Delle volte non pensiamo molto al caffè per quanto riguarda l'Oriente, invece abbiamo una grandissima clientela di provenienza orientale, perché sempre di più stanno scoprendo il caffè. Poi comunque nordamericani, nordeuropei, un po' da tutte le parti. Delle tappe imperdibili del nostro giro qui a Venezia è il Teatro La Fenice. Al suo interno ospita una mostra permanente dedicata a Maria Callas. Entrare in questo teatro, che è uno dei più famosi al mondo, mi ha lasciato veramente senza parole. Prende il suo nome dall'uccello mitologico Fenice, che rinasce sempre dalle proprie ceneri dopo la morte. Infatti l'edificio è andato distrutto più volte negli anni e così molte volte è stato ricostruito, proprio come la Fenice risorge sempre. Venezia può offrirvi un'esperienza veramente unica nel suo genere, anche se non proprio economica. Un bel tour in gondola, i prezzi si aggirano intorno alle 80-90 euro, però ci sono dei tour prestabiliti da acquistare in giro per le varie agenzie o anche online che abbassano un pochino il prezzo. Approfittiamo di una bella giornata di sole per fare un incredibile giro in barca con Venice Boat Experience. Andiamo alla scoperta delle isole intorno a Venezia, da quelle meno conosciute alle famose Murano e Burano. Vale la pena allontanarsi un po' dal centro per scoprire queste isole che sì sono meno conosciute, però forse proprio per questo sono così ricche di fascino. In uno dei posti che volevo maggiormente vedere, Murano, chiamata anche l'isola del vetro soffiato, perché qui la tradizione artigiana è molto forte. Sui suoi canali troverete molti negozi e vetrerie che vendono collane, oggetti in vetro che vengono esportati in tutto il mondo. Nella laguna ci sono una cinquantina di isole minori. Quelle che mi hanno maggiormente colpito sono Sant'Erasmo, conosciuta come l'orto della Serenissima, dove si produce un ottimo vino, e San Francesco del Deserto, un'oasi di pace abitata da alcuni frati francescani. Murano è considerata una delle città più colorate al mondo, sui social spopola, ma vederla dal vivo è veramente impressionante. Murano non è solamente l'isola delle case colorate, ma anche l'isola dei merletti. Incuriosita da questa tradizione, sono andata a curiosare e a chiedere in giro. La lavorazione del merletto di Murano si fa un disegno su una carta, una carta oleata. Poi si pone dell'altra carta con della stoffa e si segue tutto il disegno. Adesso viene fatto con la macchina da cucire a pedale, però una volta l'investitura questa qua veniva fatta tutta a mano. Quanto ci vuole a fare un, non
non so, un merletto così grande. Questo un mese di lavoro. Anche una grande dose di pazienza, no? Lavorare con il bianco, diciamo, si va meglio a vedere i vari punti, perché la carta è gialla o verdina. Certo. Con il filato colorato si ha molta più difficoltà. Sì, si stanca ancora di più la vista, gli occhi si incrociano poi alla fine, no? C'è chi dice che sia una leggenda, c'è chi dice che sia una storia vera. Tanti anni fa, quando i pescatori andavano a pescare, stavano via anche diversi giorni e sono stati abbagliati. C'è chi parla delle sirene e vedevano però che questi pescatori volevano mantenere fede alle mogli che lasciavano qui nell'isola di Burano. E allora un giorno la sirena più grande ha dato in regalo un velo da sposa ai pescatori, e quando l'hanno portato tutte erano gelose perché lo volevano uguale e l'hanno un po' ricopiato sempre usando i fili della rete dei pescatori, e da lì hanno preso spunto a fare la lavorazione. La tradizione vuole, insomma, che da una sirena, esatto, che regalò il velo, esatto, da sposa, poi, esatto, è nato tutto questo. Esatto. A Venezia l'aperitivo è un vero e proprio rito. Se volete gustare un dissetante spritz, che è il mio preferito, o un raffinato Bellini, tipici cocktail veneziani, troverete tantissimi bar, osterie e i famosi bacari, un tipo di osteria dove si trova una vasta scelta di vini in calice e piccoli cibi e spuntini chiamati cicchetti. Brindiamo alla giornata appena trascorsa con uno stuzzichino e un bicchiere di spritz. Magica di giorno, misteriosa e intrigante dopo il tramonto. Dopo le 18, infatti, vi sembrerà di essere approdati in un'altra dimensione. Venezia cambia volto e i turisti in giro sono molto meno. I più audaci sapranno già che a Venezia c'è un famoso casinò, all'interno di una cornice storica stupenda. Una buona occasione per tentare la fortuna prima di ripartire. Il mio viaggio a Venezia si conclude qui, con un ultimo colpo d'occhio al bellissimo ponte di Rialto. Ho conosciuto una città bellissima, ricca di storia, cultura e anche enogastronomia. Arrivederci Venezia, ci vediamo presto!